Il mondo della cultura italiana riscopre Dolores Prato, una scrittrice giunta tardi alla notorietà, morta nell'83. Ce ne parla Gianni Maritati. Campane a San Giocondo di Dolores Prato, un tesoro nascosto della letteratura italiana che oggi finalmente vede la luce dopo 60 anni. Pubblicato da Avagliano è la storia di un prete, Don Pacifico, in un paesino marchigiano tra fascismo e seconda guerra mondiale. Con la sua speciale sensibilità ha addirittura anticipato alcuni temi del Concilio Vaticano II. L'importanza del laicato, anche l'importanza delle donne nella vita della Chiesa. Complice della riscoperta di Dolores Prato, morta nell'83 a 91 anni, una sua appassionata studiosa. Mi sembrava che i temi fossero anche molto moderni, ancora attuali, e mi pareva che già si vedesse la scrittrice che è divenuta celebre quando aveva quasi 90 anni, per Giù la piazza non c'è nessuno. Anche questo romanzo torna in libreria, editore Quod Libet, con un saggio sullo stile di Dolores Prato. Una scrittura appunto fondamentalmente anarchica, senza centro e senza ansie costruttive di nessun genere. Presto usciranno altri inediti, le lettere e soprattutto i sogni. Sul comodino teneva una matita e dei fogli e annotava il sogno che aveva fatto durante la notte.